tornato dopo 10 anni a Sta in Piazza e lo ha fatto con una buona partecipazione di appassionati e curiosi che ieri sera, sabato 14 luglio, hanno potuto ammirare questa affascinante manifestazione sportiva di salto con l'asta, con sullo sfondo uno dei monumenti più rappresentativi di Aosta, cioè l'Arco d'Augusto. 10 campioni italiani si sono dati battaglia alla ricerca del pass per partecipare ai campionati europei, che si terranno dal 7 al 12 agosto a Berlino. A rovinare i piani, però, è stata la pioggia, che è iniziata a scendere incessantemente durante le fasi finali della prova maschile, ha costretto l'organizzazione a sospendere la manifestazione. Allora, Fulvio Santi, Asta in Piazza è tornata dopo 10 anni, è stato un ritorno all'altezza della situazione, con una buona cornice di pubblico, un buon livello tecnico, peccato per questa pioggia. Com'è il bilancio della manifestazione di quest'anno, secondo te? Il bilancio non può che essere positivo, la risposta del pubblico c'è stata, gli atleti hanno partecipato e soprattutto hanno avuto parole di apprezzamento per quello che è stato l'organizzazione, la struttura e quindi tutto l'aspetto tecnico, e quindi per questo devo condividere il plauso e il ringraziamento a tutte le persone che si sono adoperate e mi hanno dato una mano. Ma sicuramente è una manifestazione che ha dimostrato di essere all'altezza della situazione e di stare in maniera tranquilla in un panorama di manifestazioni di alto livello che Aosta sta proponendo in questo periodo. Nessuno degli atleti in gara ha trovato la misura minima per Berlino, che era di 4,45 m per le donne e 5,55 m per gli uomini. La gara femminile è stata vinta da Roberta Bruni del Centro Sportivo Carabinieri, con la misura di 4,25 m. Dietro di lei Elisa Molinarolo e la più attesa di tutte, Sonia Malavisi, che vanta già una partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio del 2016. Entrambe si sono fermate a 4,10 m. Allora Roberta Bruni, questa sera sei stata la migliore, però non è bastato per ottenere il pass per gli europei. Cosa pensi di questa gara? Cosa ti aspettavi? Esco da questa gara con un po' di amaro in bocca, perché purtroppo Berlino non è arrivata e non mi posso rimproverare niente, perché ho fatto l'impossibile. Io fino a 20 giorni fa ero con un tutore per colpa di una brutta microfrattura e avevo voglia veramente di dimostrare a me stessa che Berlino era alla mia portata. Anche se la misura non è arrivata, dentro di me so che il passo me lo meritavo. Purtroppo la misura è quella che conta e non c'è, però si lavora per fine stagione e sicuramente verranno belle cose. Comunque ci contavi, ci sei andata abbastanza vicina, però purtroppo non è arrivata. Invece di questa cornice, cosa te ne pare di fare questa gara con questo sfondo, con l'Arco d'Augusto sullo sfondo? È la prima volta che ti capita una cosa del genere? Allora, gare in piazza ne ho fatte tante, ma essere onesta, ad Aosta è la prima volta che mi hanno ospitato, insomma, che sono venuta in questa città. È una città bellissima e l'atmosfera che si è creata per noi saltatori è stata veramente unica. Una pedana ottima, un clima veramente caldo di festa che allo stesso tempo ci incitava a fare sempre di più. Ringrazio veramente tutti, l'organizzazione e tutto il pubblico, perché veramente ci avete dato tanto. Grazie. Grazie mille. Tra gli uomini, prima della sospensione, ha vinto Claudio Stecchi delle Fiamme Gialle con 5,20 m, davanti a Matteo Cristoforo Capello e Alessandro Sinno, entrambi con la misura di 5 m.